E che altro volete dalla mia vita? Ah, ok, grazie, perché mi ero spaventato. Ok, devo prendere un po' di rincorsa. Vai. Cosa ho fatto? Va che spettacolo. Va che scena epica, porca la miseria. Spostatevi, proprio una cifra. Ah, aspetti, aspetti, padre. Ah, mi ha messo sotto in pieno. Sono uno scoiattolo con un lanciagranate, il cappello figo e la grafica buggata. Cos'è? Mi sembrano un po' troppe granate, in effetti. Ti danneggi. Ho capito. Non farmi sentire ancora più in colpa, ciccio. Mi ha rovinato completamente la fatality. Si levi. Ma sei un pezzente. Oh, merda. Ok. No, buoni. Date buoni. Buoni, 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 buoni. Wow. Una strage ho fatto. Si sentirà come nuova. A posto? Ecco qua, matrimonio rovinato. Potete tornare tutti a casa? Porca la miseria. Oh, porco canaglia. Ho trovato lo sposo. No, no, signore, credo che lei abbia frainteso. Quando ho detto che cercavo delle noccioline, non era quello che intendevo. Scusi, mi permetta di farle un bel massaggio prostatico. Al collo, voglio dire, tanti saluti. Signori, bentornati su Squirrel with a Gun. Gioco che, madò, gioco dell'anno a man bassa, porca la miseria. Lo scorso episodio mi ha traumatizzato a vita, molto probabilmente. Ma come? Ma avevo già trovato gli oggetti dentro. Non mi lasciare allora la chest chiusa, che mi triggero male. Ad ogni modo, se vi ricordate, nello scorso episodio padre ci ha dichiarato guerra, ci ha attaccato col suo carro armato. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Un altro che vuole un massaggio prostatico? Non ci sono problemi. Ci pensa lo zio scoiattolo. Ecco qua, chip e chop di sta ciolla. Dicevo, ci ha attaccato col carro armato e praticamente per poterlo inseguire dobbiamo sbloccare quest'auto, che ci richiede peraltro 400 ghiande normali oltre alle ghiande d'oro standard. Allora, stiamo completando diverse missioni, alcune le abbiamo portate a termine con successo. Tuttavia, arrivare alla cifra richiesta potrebbe essere più complicato del previsto. Cosa sto guardando? Oh, ok, ci sono a parte i pali della luce, curiosamente, volanti. Ah sì, ovviamente gli agenti Smith, o agenti Franco, che dir si voglia, sono tutti respawnati, dato che siamo rientrati in partita. E due giorni dopo, che bella cosa. Aspetta, allora, io dovrei tipo andare dall'altra parte. Erca miseria, stavo per volare di sotto. Oh, wow, c'è anche la piscina, non mi ero accorto. Come sapete molto bene, alcune zone purtroppo sono bloccate. Intanto che non andiamo avanti con la trama. Ah, ma non c'è... Ma ci sono tipo rimasto male. Pensavo che ci fosse una super mega ghianda. Però tatticamente... Aspetta che si stacca! Posso salire sul tetto risparmiandomi parte della fatica. Ora ho praticamente citato il puzzle. E recuperiamo una... Ah, aspetta! Sono andato un po' lungo. Un'altra ghianda d'oro. Arrampicati e salta sul tetto. Oh, guardi, ho citato, ma l'accettiamo molto passivamente. Grazie telecamera. Perché c'è la bandiera con il simbolo degli agenti? Guarda che... Ah! Sono fatto malissimo. Sembra proprio che io possa salire lungo questo palo. Oh, che ho fatto? Ghianda d'oro. Oh mio Dio! Ti mostra dove si trovano tutte le ghiande. No, non lo sapevo. In questo caso si riferisce solo alla casa, dove ci sono normalmente più ghiande in un unico luogo. Perché questo è verde... E... Ah, perché è ok, quelli verdi sono gli indicatori delle chest che contengono oggetti. Tipo ce n'è uno là di cui non mi ero accorto, vedete? Ah, molto molto bene. Che poi il dubbio mi sorge spontaneo, ma come scoiattolo posso... Ah, posso salire sugli alberi. Poi mi sembrava strano in effetti, altrimenti sarei stato il peggior scoiattolo della vita. Ma non posso passare dall'albero per saltare sul te? No. Però posso saltare di sotto? Sì. Ok, e abbiamo trovato un altro vestitino che si chiama marrone. Ah, aspetta. Ah no, è la mia pelliccia essere marrone. Oh, sono un pochettino più scuretto. Ok, ci può stare, abbiamo la tecnologia. Allora, andiamo avanti. Troviamo anche delle armi appena possibile, che tanto schifo non mi farebbero. E non dimentichiamoci soprattutto che dobbiamo completare la quest del barbecue. Non hai mantenuto la carne, vero? No. Editando il video mi sono accorto che effettivamente ci sono 4 pezzi di carne. Ergo, quando noi facciamo esplodere il tutto, aspetta. Ok, direi di allontanarci tatticamente e controllare. Non sono caduti poi così tanto distanti, dove effettivamente finiscono tutti. Poi ho scoperto perché la carne mi volava via male. Semplicemente la tiravo un po' a culo. Non posso cliccare e rilasciare il tasto, ma devo tenere premuto in modo tale da avere una mira più controllata. Certo, un po' di carne in mezzo alla strada non ha mai ucciso nessuno. Vale la regola dei 10 minuti. Mi pare sì che si chiamasse regola dei chiaramente 10 minuti. Ecco qua. Ha posto anche la ragazzina. Padre, dove sono le altre due? Ok, l'ho vista. In verità ce n'è più del necessario. Erano 5. Oh, bravi sviluppatori. Padre, si levi dalle balle. Non ho tuttavia capito per quale motivo non mi hanno dato la ghianda d'oro alla festa di compleanno. Manca solo un ragazzino qua. A posto? Avete tutti la carne? E che altro volete dalla mia vita? Ah, ok, grazie, perché mi ero spaventato. Sì, buon pranzo a tutti, ragazzi.
Polpette fritte, più o meno? Più o meno siamo arrivati a 16. Oh, sto barbecue mi ha veramente sfracellato le gonadi. Il problema più che altro è che mi serve un'arma. Pertanto, se l'agente Smith qua non mi nota. Scusi, mi presta gentilmente la pistola, grazie. Lei è un agente Smith molto gentile. Era una Uzi. Che buccio di chiurlo, incredibile. Puoi derubare i cittadini. Prima, tuttavia, mi devo liberare dei fastidiosi agenti Smith. Aspetta che qui riuscirà a fargli la kill un pochettino più difficile, visto che con la pistola bastava un proiettile sulle gengive. E via! Olè! Perfetto, tutto bene. Quel che finisce con la morte prematura degli agenti Smith. A posto, siamo a 2,56. Ancora un 150 ghiande. Il gioco è fatto. Ad ogni modo, vediamo di mettere in pratica la teoria. Salve signora, sono uno scoiattolo armato. Mi dia tutto quello che ha. Sì, è vero, ti droppano le ghiande. Posso derubare le genti. Poi perché queste genti hanno così tante ghiande? Signora, non è normale, eh? Fa che spettacolo. Che fatti cavolacci tuoi. Dammi tutte le ghiande. La ghianda d'oro là sopra, me ne ero dimenticato. Signora, lei sta sudando ghiande. Io mi farei vedere da uno bravo, non dico altro. Perfetto, grazie, molto gentile. Allora, ritornando a noi, fatemi... Ti cazzi tuoi, te che sei sulle balle a tutti. Levati ai maroni. I giovani che non riescono a farsi i cavolacci propri. A posto. Ora, salvo intoppi, io posso fare un pochettino il cittone. Vediamo un po'. Perfetto. Ok, sì. Calcoliamo bene le tempistiche. Perfetto. Salto dell'ombrello. Sì, guardi, è una nuova disciplina olimpica, ma vabbè, dettagli. Ok, quanto ce ne mancano ancora? Una sessantina. Ok, cerchiamo di farci tattici. Il parchetto del tizio che festeggia il compleanno da solo era pieno zeppo di ghiande nascoste. Devo solo, sciacquare, aprire i vari ombrelloni e divertirmi con un po' di sano parkour. E no ragazzi, non c'è nulla di sano nel parkour. Se vi piace il parkour, avete problemi. È un dato di fatto, lo dice lo zio Telone, che è praticamente medico, voglio dire, in fin dei conti, no? Mi conoscete? Ecco, no, aspetta. No, ok, non importa, c'ho i superpoteri. Vai caro, ottimo. Senti, abbiamo aumentato quell'abilità. Tanto vale utilizzarla. Il problema mio non è neanche il parkour, è che c'è una mira de merda, un tempismo de merda. Perfetto. E quindi faccio minchiate ogni 1,8 secondi. Se ne abbiamo più di 400, di solito qua sotto c'è la pigna colada qua. Perfetto, vediamo di riempire la barretta. Perché poi se mi ritrovo a affrontare boss battle o altro, rimango sempre senza proiettili. Scusate, cosa cocchio è caduto qui? Cioè, so di aver ammazzato delle genti, ma la scena era molto meno inquietante l'ultima volta che sono passato da queste parti. Ah, mille ghiande per il lanciamissili. Lo sappiamo tutti che devo affrontare padre, è un dato di fatto. Allora, abbiamo finalmente la sommetta necessaria. E sì, probabilmente dobbiamo salire là sopra perché vedo un paio di ghiandozze. Postatevi, barboni, soprattutto te che corri con quella giacchetta orripilante, ma vabbè, dettagli. Ecco qua, non me ne rimarranno praticamente manco due. 18, ma vabbè, dettagli. Però abbiamo la posso avere di un altro colore? La volevo di un altro colore. Oh mio Dio, quanto sprinta, via. Grazie, veramente grazie. Mi sono contento che tu ti sia fatto male. Ok, curiosamente, sono comparsi dei saltini. Che bella cosa. O all'occorrente posso saltare pure io ulteriormente con l'auto. Aspetta. Mi sto bloccando male. Buongiorno, scusate. C'ho dei problemi. E qualcuno potrebbe dire, Lon, lo sappiamo. Ti seguiamo da anni, ma vabbè, dettagli. Aspetta, come faccio ad arrivare fino in cima? Ok, cerchiamo di prendere un po' più di rincorsa. Vai, Lonino. Vai, Lonino, inarrestabile, piccolo Lonino. Cioè, no! Ok, sono più arrestabile del previsto. Mi sa che dobbiamo andare sulle freccine. E le freccine ti danno un leggero boost. Teoria corretta. Aspetta, sì, ma non di lato. Ok, aspetta un attimo che ho visto anche delle robe da recuperare dopo. Ok, dobbiamo mantenerci centro e poi andare sempre più verso destra. Più destra. Troppo destra! No, davvero, i controlli di sto gioco, come ho detto più volte, sono... Ce n'era un altro! Sono una M di proporzioni bibliche. Sembra semplice. Intanto che non inizi a giocarci, se... No! No! Ma porca... Maledetto il giorno in cui ho iniziato sto gioco. Ma come faccio ad andare oltre? Cioè, porca è anche la miseria. No, ho preso una ghianda a random. In alto nel parco da skate. Sono infatti alla barriera, peraltro. Scusa un secondo, fammi uscire. Fammi uscire che sono troppo traumatizzato. Beh, no, devo usare l'auto per andare lì sopra. Sembrava troppo bello per essere vero. Quest'auto c'ha... Porca trota, un aderente... Cioè, no, davvero, i controlli... Cosa stai... È troppo sensibile. Devo prendere un po' di rincorsa. Vai. Cosa ho fatto? Non chiedetemi cosa io abbia fatto. Sto facendo cose a caso. Più su.
Non farmi le piroette del cazzabubolo. Non devi farmi le piroette. Perché piroettizzi? C'hai la nonna trota. Ok. Non ok. Non ok, agente Smith, ma anche lei mi dia una mano. Lo vede che sto avendo un po' di difficoltà tecniche, eh? Ok. Sì, no, ma porca. O devo uscire io dall'auto una volta arrivato in cima? Tipo co... Oh, fermo, 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 fammi uscire. Fammi uscire, non me ne frega niente. Agente Smith si leva dalle palle. Quando un secondo. No, po... non ho calcolatore in culo. E ora l'auto è rimasta pure bloccata là sopra. Oh, io adoro questo gioco. Beh, Lunino, ma sei imbecille. Chi cazzo bubolo te lo fa fare di romperti tanto le palle, eh? Quando puoi semplicemente far così. Ma perché certe idee non mi vengono in mente prima? Ho trovato Tyler. Chi è Tyler? Buon salve. Ho il capello da Tyler. Questo è il classico cappello da Tyler. Se avete un amico che si chiama Tyler, non vivete in Italia probabilmente. Ma insomma ci siamo capiti. Vai, 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 vai. Perfetto. Non ho dovuto neanche riutilizzare l'abilità. E abbiamo trovato le sopracciglia. Cosa sono le sopracciglia? Cioè, so cosa sono le sopracciglia. Oddio, per uno scoiattolo sono un pochettino eccessive. Vediamo un po'. No, dai, ci può anche stare. Sostituiscono i capelli di Tyler, però. Mi c'ero affezionato ormai. Oh, posso richiedere un'auto dal menu pausa? Per davvero? Sì, chiama auto. No, vabbè, ragazzi. Best gioco è... Perché rosa? Perché non posso mai avere un'auto blu? Anche rossa va benissimo. Allora, siamo in parte all'accesso. Do giusto un'occhiata per vedere... Cos'è tutto sto casino? Dicevo, per vedere se nel frattempo è spawnato qualcos'altro, c'è qualche altro segreto e tutte cose. Whee! Grazie, grazie signora. Neanche l'avessimo calcolato o fatto apposta. Volevo solo tentare un'ultima scalata, giusto per farmi tirare altri 26 po'. No, fermo, fermo, fermo. Ok, no. Ma dai, ma non ci credo. No ragazzi, se mi ci metto d'impegno, come ho detto, non ce la faccio. No, fermo, fermo, non adesso. Non adesso, te lo chiedo in ginocchio. Va bene così, va bene così. Devo solo prendere l'outfit. Porca misera, la telecamera non l'ho messa io così indietro. Fatti i cazzi tuoi, agente Smith. Hai rotto le balle? Cosa ho ottenuto? Oh maronne, sono molto sexy. Aspetta un secondo. Aspetta un secondo che mi è droppato qua l'arma. È caduto lui di sotto, io non c'entro niente. È volato lui di sotto come un povero pirla. Ed è morto, giustamente ed è morto. Vabbè. Oh, oh, l'ho vista adesso, l'ho vista adesso. Vai. Non basta? No, direi che... scusa, Ciccio, mi devi molare quello? Prendere fucile? Mi sa che serve fucile? E ok, perfetto. Il più in alto nel parco da... Oh, wow, c'è proprio le traduzioni quelle, lasciamo stare che non c'avevamo voglia. E andiamo da padre, allora. Aia! Tanto siamo praticamente in parte all'ingresso. Oh, blu non ce l'avevate proprio, eh. Ma vabbè, dettagli. Padre! Ah, porca miseria della trave, mi hai rovinato l'entrata. Ma do i controlli, dicevo, padre, sto arrivando. Ok, continuiamo a seguire il tunnel. Il carro armato di padre, come avete visto, è passato di qua. Piano. Buongiorno, signore. Oh, c'è morto anche molto rapidamente. L'ho spedito verso l'infinito e oltre. Aspetta, aspetta, cosa sta accadendo qui? C'è un altro tizio che mi spara qua, aspetta. Sembra più digitale questo agente Neo. Beh, sì, agente Neo, agente... Porca miseria, agente Smith. Scusate, sono rincoglionito più del solito. E il solito è già abbastanza elevato. Ditemi che gli agenti Smith non respawnano. No, respawnano e come? Ok, però ci vanno giù anche abbastanza rapidamente. La strada è elettrizzata, rimani nel... Oh! Ok, buono sapersi. Aspetta. Aspetta un attimo. La posso anche mettere su... Ah, ma li posso anche mettere sotto. Ok, non c'è bisogno di sparargli direttamente. Tanto mi rallenta il tempo così. Ah, ma chi posso rallentare il tempo? Oh, come funzionano le strade elettrizzate, scusate. Aspetta. Ok, rallentiamo il tempo, così ho più secondi per metterli sotto tutti uno dopo l'altro. Va che spettacolo. Va che scena epica, porca la miseria. Spostatevi proprio una cifra. Vedo qualcosa là sopra. Ok, aspetta. Devo andare al centro. Mi ho rallentato il tempo. Oh, un attimo. Ah, c'era una ghianda segreta. Presa. Ottimo, ottimo, ottimo. Aspetta che ce n'è un altro anche qui. No, me l'hai mancato. Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Scusi, signore, provvedo immediatamente. Ok, fatto fuori. Ottimo. Guarda, telecamera. Una telecamera, sì, una M. Ok, ora possiamo riprendere il viaggio. Aspetta, parte della strada finisce nella lava, che ho fatto? Ah, ho sbloccato. Ma sei un pezzo di merda. Ho sbloccato una ghianda d'oro nella zona successiva. Mi ha girato la telecamera e l'auto finita nella lava. È un classico, è un classico. Ok, do per scontato che la ghianda... Ok, vedo il cadavere di Smith. Dicevo, do per scontato che la ghianda rimanga pronta all'uso. Quindi non mi metto a uccidere nessuno. Anche... se non mi sembra... Scusi, non volevo percuoterla. Che ci sia nessun altro. Tanto vero, gente, eravamo praticamente arrivati da quello che vedo. Ok, aspetta un secondo. Sì, è ancora lì. Dobbiamo probabilmente prenderla al volo. Vai, caro.
Presa? Sì, agenti d'oro sulla strada. Non so dove... A me sembravano più... Vabbè, non importa, mi faccio i cazzi miei. A posto, siamo arrivati al bunker vero e proprio di padre. Oh, sì, direi che siamo arrivati, figlioli. E pieno zeppo di agenti, ovviamente. Oh, lanciagranate. Beh, della serie è meglio abbondare, eh. Sono io che sto arrivando? Con che entrata epica non me lo dici? A parte che i capelli sparati così sono troppo fighi. No, vabbè. No, sono scappottato malissimo. Oh, oh. Salve, padre. Con che entrata? No, vabbè, la sua è ancora più epica. Se ci avessi tutti i capelli sarebbe anche meglio, ma insomma, ci siamo capiti. Succede? Cosa sono? Cos'è? Ma cos'è troppa epicità? E c'è anche la protezione. Allora, aspettate che devo capire come far fuori, padre. Cos'è sto carro armato? Padre! Ah, aspetta, credo di aver capito. Oddio, si è schiantato malissimo. Ha tirato giù tutto? Dicevo, probabilmente dobbiamo sparare ai cingoli. C'hai la mamma trota. Beh, speriamo non ci sia anche madre oltre a padre, se non mi incazzo. Ok, Lonino, però la mira. Wow! Questa sconosciuta mi ha preso in pieno. Ok, scusate, qualcuno... No, si sposti? Ho bisogno di un'altra arma da poco. Ah, aspetti, padre! Ah! Mi ha messo sotto in pieno. Agente Smith, hai rotto i maroni? Scusate, potete pazienza. Aspetta, dammi un coso. Sì, ma non mi date neanche... Avete rotto i maroni, non so come dirvelo. Avete rotto un pochettino i maroni. E quando ci vuole, aspetta. Ok, rallenta il tempo, così posso tatticamente... La miseria del rinculo. Sì, ciaone. No, mi serve la pistola. Questa arma decisamente non è adatta. Che modo gentile per dire, non riesco a controllarla. Sono pur sempre... Ah, uno scoiattolo. Porta pazienza. Ho l'assistente che mi guarda male. Assistente, sto sparando, sono uno scoiattolo. Non rompo i maroni, non la sento. Aspetta, vai, ancora uno. Ok, dobbiamo salire da padre. Ah, mi sono preso di nuovo sul coso. Un attimo, scusate quando avete un secondo, grazie, molto gentile. Questo lo posso prendere io, molto. Sono uno scoiattolo con un lanciagranate, il cappello figo e la grafica buggata. Ma vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Ok, grazie, vorrei andare avanti, molto gentile da parte. Ti fai i cazzi tuoi. No, mira, ti fai i cazzi tuoi quando un secondo, grazie. Che devo andare su da padre? No, scusate, ridammi l'arma. Sì, sono andato a sbatterci di nuovo, devo capire come salire da padre. Buon Salvino, me l'ho dato un passaggio. Perché non è che posso fare così, vero? Posso fare anche così, abbiamo la tecnologia. Un attimo, aspetta. Ok, ah! Sei un cazzone. Una persona poco simpatica. No. Ok, questa boss battle è più complicata del previsto. Ok, dobbiamo andare dietro, prendere le granate e far cosacce con le granate probabilmente. Ti danno una mitraglietta. Sì, sei assistente, piccolo, non mi pare il caso. Non riesci a ucciderlo. No, è un carro armato. Mitragliatrice verso carro armato. Non è proprio il binomio. Ma non è vero! Questo non usa i cingoli in maniera... Vabbè, in maniera inappropriata. Sì, una... Non importa, non me ne frega niente. C'è la macchinetta! Sì, è la mia macchinetta. Aspetta, devo prendere questo. Se faccio così, in teoria... Vai! Voglio vedere... Vedi? Porca miseria! È una truffa! Sì, i proiettili sono una truffa. Ma dai, ma hanno un raggio d'azione di merda! Aspetta... Non ne ho fatto fuori nessuno! Perché dall'altra parte non gli fa danno! Ma porca... Signora, ha visto? Aspetta, vediamo un po'. Signora, ha visto? Signora ha sentito più che altro. No! Vabbè. Sei come soldi per le monetine. Non sono monetine, sono ghiande, assistente. Per dire. Io vado a fare una cosa che tu non sai fare. Vado al lavoro. Ma vada a fanculo, non al lavoro. Ok, tentativo numero 2. Aspetta. Avete veramente tanto rotto le palle? Ok, evita di farti colpire stavolta. Ok, vai. Ah, pensavo di fregarmi. Droppa l'arma. Perfetto. Cosa faccio? Prendo una granata. Come li butto giù lo scudo? Scusate, domanda legittima. Ho fatto cose. Qualcosa ho fatto, non so cosa. Devo trovare un modo per buttare giù lo scudo. Cos'è che mi sfugge? E questo? Salve. Oh mio Dio, non mi dite che possiamo rimuovere parti della scuota frontale di padre? Neanche a farlo apposta, sono finito in una... Zona furbina, che ho fatto? Sì, ok. Ora ragioniamo. E questo? Oh, gli rimuove lo scudo. Io come facevo a saperlo? Cioè, gioco, io ti voglio bene. Ma ogni tanto hai delle richieste un pochettino eccessive. Ok, aspetta. Devo evitare di farmi colpire da tizio, da cannoniere. Pezzente! Ero praticamente arrivato. Ok, mi ha anche ammazzato. Ok. Abbiamo capito cose. Non potevate darmi una pistola, no? Che potevo fare dei colpi più precisi, no? Non sarebbe stato troppo semplice. Ok, dicevo, rottura di balle, dover rifare tutto ogni volta. Ah, a posto. E ora presumo di dover rilanciare le granate dentro. Ok,
tutto molto bene. Beh, ormai mancano 8 secondi, non ce la faccio neanche se vuoi. Ok, ne resta ancora una. Ferma. Perfetto. Ora vediamo di arrivare da dietro. Cercami più di tanto. Aspetta. No! Non era quello che volevo fare. Ricaricami, ricaricami, ricaricami. Devo arrivare qua sopra. Perfetto. Porca trota. Sì, ragazzino, scoiattolino, devi starmi fermo cortesemente. Aspetta. E facciagliela tipo anche al tizio lì, va bene lo stesso. E... ha funzionato? È arrivato padre. Salve padre, con penetrato male, ma vabbè, dettagli. Ah, così non gli ho fatto danni però. No, la truffa. Ok, tentativo numero 826. Vai, Aaron. E piano, perché come ho detto sto scoiattolo si muove di merda. No. C'ho paura che il tizio mi colpisca. Aspetta un secondo. E non è male. Non è male. Padre, 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 padre. Non conta? Ma perché mi devi volare di sotto ogni volta? Ah, che rottura di maroni. Perché i movimenti devono essere così difficili? Ma mancano 5 secondi. Ciaone, non ce la farò mai. Fare lo stronzo. Fare lo stronzo. Aspetta. Ah, ce l'avevo quasi fatta. L'attacco elettrico, no. Tentativo numero 826. Ora. Dai, che il tiro era perfetto. Non ci credo. Te lo devia se non stai abbastanza attento. Ok, ora è dentro. Ora è dentro. Aspetta che magari ne posso tirare più di una. Oh, oh. No, sto facendo l'attacco elettrico come non detto. Però ha funzionato. Ok, devo ripetere l'attacco, presumo, almeno 2-3 volte. Vedi quella granata, riesco a fargli un po' di danni ai cingoli. Mi sa di no, eh. Vabbè. Ok, mi sembra che il tizio sopra stia sparando molto più attivamente del solito. Facciamo attenzione a non farci colpire. Signore, salve. Credo che lei voglia spararmi. Non so, c'ho quella vaga impressione. Ok, rallentiamo il tempo. Vai. Perfetto, perfetto, perfetto. Vediamo se riesco a sparare alieno. No, non volevo quello. Prendimi la granata. Perfetto. Ok, non me ne frega niente se fa l'attacco elettrico. Lanciagli un'altra dentro. Lanciagli un'altra dentro. Padre, si faccia fregare dalla trollaggine del telone, la prego. Sì, sì, sì. Ci ho messo mezz'ora per far sto scontro di merda. No, vi giuro, i comandi di sto gioco sono sempre un incubo. Ok, ok, fatemi ripigliare un po' di... Oh, ok, vediamo un po'. Padre, la vedo un pochettino affumicato, come va? Brutta giornata, per giocare con i carri armati, sono cose che capitano. Hello! Cos'è? Mi sembrano un po' troppe granate, in effetti. Padre? Padre? No! Che figlio della merda! Cosa fa? No, vabbè, ragazzi! Quanta proagine in sto cocchio di gioco? Troppa proagine. Non so come io sia uscito dal bunker, non ci è dato sapere. Fatto sta che abbiamo sbloccato il Far West. Cos'è il Far West? Ci dobbiamo andare assolutamente. Vedo anche un campo da football. Ed eccoci qua. Come non fosse accaduto nulla, siamo ritornati in superficie. Con 8 miliardi di porchi in più. Ma vabbè, dettagli. Allora, riprendiamo. Aspetta, stai facendo l'olino. Chiama l'auto. Non stare a romperti le balle, voglio dire. Approfitta della comodità, della tecnologia e tutte cose. E raggiungiamo quindi la nuova zona. Allora, vedo un saloon con scritto andatevene via. Oh mio Dio, gli agenti Smith hanno preso il controllo della zona. Ce la fa, oh mio Dio. Della zona. Oh, wow, l'atmosfera è cambiata completamente. Allora, no, scusi, ho sbagliato tasto. Ci sono dei cactus dall'aspetto molto minaccioso e che ruotano. Ok, ma c'è una ghianda là sopra, probabilmente c'è una ghianda, vediamo un po'. Ah, il dolore, ok, devo fare molta attenzione perché le parti rotanti ti danneggiano, ma anche tu mentre scali il cactus ti danneggi. Ho capito. Non farmi sentire ancora più in colpa, ciccio. Ok, perfetto. Arrivo, un attimo di pazienza, Ce la faccio. Ho capito. Oh mio Dio, pensavo... No, mi sono fatto prendere dal panico. No, ero arrivato. Mi bastava ruotare. A un certo punto mi sono fatto prendere dal panico. E poi devo ancora capire come faccio a recuperare vita in sto cocchio di gioco. Praticamente mano a mano che andiamo avanti aumenta il numero di parti del cocchio di cactus. Aspetta. Lo so. Resisti ancora un attimino. Un attimino ed è fatta. C'è la ghianda. Prendila, è fatta. Oh, la barretta della vita che è praticamente inesistente. Cactopuntura. Ma vaffanculo. Oh, gli agenti Smith. No, gli agenti Smith versione cowboy. Avevo ragione io. Signore, lei ha un cappello e un baffo molto... Wow, un cappello e un baffo tanto sexy. Allora, vediamo un po' se riesco molto più cortesemente a rompergli l'osso del collo. Non posso. Che mi dice di andare qua? Scusi, mi presta la pistola? Signore, le cianci con le gonadi, porca la miseria. Ok, agiamo in maniera tattica. Ah, lo sapevo che t'avrei fregato, bastardone. Far West o meno rimanete sempre degli imbecilli. Ottimo. E abbiamo ottenuto una nuova arma. Sono uno scoiattolo con un revolver a bassa risoluzione. Perché così tanto a bassa risoluzione? Scusate.
Posso avere delle texture migliori? Che sta accadendo? Wow, mi sono reso conto solo adesso che quel cactus era veramente molto alto e rotante. Ma vabbè, dettagli. Allora, buongiorno signore. Qua sicuramente ci sono cose da fare, eh. Vediamo un po', devo sparare alle lattine. Wow, sto cosa c'ha un rinculo incredibile. Stavo per dire banale. Sì, davvero ha un rinculo assurdamente elevato. A posto? Me lo date un premio? Ah, mi ha dato un cappellino, adesso ho visto. Ok, non c'era la ghianda, ma c'era un bellissimo cappellino da cowboy molto sexy. Il cappellino è sexy, non il cowboy, ok? Meglio specificare. Allora, c'è anche un gabinetto. Vediamo un po' se posso fare in questo modo. Buon salvino. Cioè, ti vuoi levare dai maroni? Cosa vuoi? Prima mi regali il cappellino e poi rompi le balle. Ok, sono riuscito a entrare. C'è qualcosa. No, non riesco a vedere nulla. Apri la porta. Apriti porta. Oddio, non farlo. Non farlo. Buon salve, c'è niente. Oddio, no, no, no. Diciamo che non c'era nulla che è meglio. Voglio provare la nuova fatality con il revolver. Secondo, levati barbone. Vediamo un po'. Cosa fa, mi piglia? No, io mi libero all'improvviso. Signore, mi ha rovinato completamente la fatality. Si levi. Ma sei un pezzente. Dai. Ma porco canaglia. Oh, si è fatto sparare dal tizio. Ma no, ti prendono a pugni anche tra di loro. Ok, va bene così. Qua posso usare l'auto per andare verso l'alto, mi dicono dalla regia. Qua ci sono altri cactus. Ci provo di nuovo. Beh, no, non usi l'arma, razza di imbecille. Dicevo, ci provo di nuovo, il dolore immane. Sì, ma telecamera un po' più indietro la prossima volta. Aspetta, è qua? Ah, devo sperare che aspettare che si allarghi e passarci in mezzo. E la fetta di culo è inclusa nel pre... E non c'era nessun valido motivo per farlo. Ok, mi ha permesso di arrivare più rapidamente sul tetto. Aspetta un secondo. Posso aumentare il coso dei proiettili? Aspetta. Ah, posterrimo. C'è un signore col fucile a canne mosse. O è fucile standard? Direi che... Boh, non ne ho la più pallida idea, signore. Mi tenga cortesemente la granata. No, la granata è andata un po' lunga. Vediamo un po'. In effetti non l'abbiamo ammazzato. Ah, porca miseria, mi ha sparato. Signore, fucile. Fucile è volato di sotto. Il tizio è morto? Lo prendo comunque, sì. Signora, ha visto un fucile da qualche parte? Ok, al diavolo, è giunto il momento di entrare nel saloon. Cosa potrebbe mai andare storto? Oh, porca la miseria, che succede? Oh, oh, non posso più uscire, l'uscita è bloccata. Ho la vaga impressione che devo far fuori tutti i tizi. Buongiorno, signore. Oh, wow, addio, signore, aspetta. Poi casomai gli uccidiamo anche le armi, buoni. Aspetta, Cronino, ricordi che puoi anche rallentare il tempo all'occorrenza? No, vabbè, lo shootout al saloon è troppo epico. Vai così, ottimo. Mi fa fuori anche gli altri simpaticoni. No, signore, lei le coperture quando mai nella vita? Aspetta. Oh, almeno con questo so che praticamente li one shot. Beh, più o meno. Non abbastanza. Devo ancora vedere la fatality col fucile. Non l'abbiamo ancora. Wow. Chi si è morto così per cazzi suoi? Ma ho dei dettagli. Aspetta. C'è la fatality col fucile. Disattivati, vediamo un po'. Vai caro. Cosa fa? Oh, il ginocchio lo fa scivolare in avanti. Non lo fa. Lo fa. Ciao, Dio, ciccio. Mi è piaciuto un sacco. Mi è piaciuto anche troppo, onestamente. Vedete che sono ancora vivo. Ma provvediamo. Volevo dire provvediamo immediatamente. Aio, signore, quando vuole. Grazie, è molto gentile da parte sua. Dicevo, quando vuole schiattarci. Ok, ho ricaricato le armi, perfetto. Ah, posto, gli abbiamo aperto un nuovo. Ci siamo capiti. Ah, fettenti. Chi di voi che mi ha sparato? Aio, ho finito i proiettili. Lo prendo comunque, sì, ma mi sa che qualcuno lancia le granate. Prima mi sa che mi è arrivata l'esplosione di una granata. Ah! Non vorrei dire una minchiata. Ti sparo sul pipì. Tu dico ricarico un attimo. Dicevo, ti sparo sul pipino. Oh, wow. Che rinculo assurdo. A posto? E facendo ciò ho sbloccato una ghianda d'oro, giustamente. Sul tetto. È una cosa abbastanza normale da queste parti. Ok, no, non volevo saltare così tanto. Grazie, caro. Molla il fucile perché dobbiamo in qualche modo... recuperare anche quello. Beh, abbastanza semplice. Scendi. Developpati correttamente. Vai, caro. L'ho preso? Sì. Perfetto. E abbiamo quasi due indicatori pieni. Il problema più che altro è che non so per quale motivo devo arrivare qua. Questi cosi si possono distruggere in qualche modo? Ah, con le armi da fuoco, razza di imbecille. Ce ne fosse una. Perché mi dici di premere? Posso scappottare il tavolo. In modo tale da avere un coso per la copertura. A posto. Ok, ora possiamo uscire sul tetto in maniera più pratica e pragmatica. Ah, c'erano anche delle granate. Col senno di poi, Lonino, col senno di poi. Aspetta, secondo che abbiamo un cilindro. Oh, io il cilindro lo vorrei. Vediamo un po' quanto sono sexy. Bello. Molto steampunkoso. In effetti, con il mio orologio davanti, il costume è ancora più steampunk di prima. Allora, datemi un secondo per vedere. Ok, vediamo se... abbiamo rotto il vetro? Lo prendo come sì. Perfetto. Oh, marone. Quanti proiettili ho ancora? Uno? Mi sa che non è sufficiente. No, infatti non basta. Per arrivare sul tetto.
Nessun problema, abbiamo la ricarica furbina. Vai. No, aspetta, aspetta, un attimo. Signore, buongiorno. Ha rotto i maroni. No! Hai provato, bastardone. Ok, ora me la posso godere un po' meglio la fatality. Allora, lui mi afferra. Io mi libero, faccio tutta una mossa figa con la pistola. E poi... Sì, ho capito. E poi arriva il punto. Wow, ok, ok, brutale, devastante. E... oh mio Dio, non l'avevo visto. Molto, molto figa. Allora, recuperi tanto la ghianda, Lonino. Una cosa per volta. Perfetto. Sciocchi da saloon. Ok, ce ne sono altre due di ghiande d'oro. Ok, questa è la numero 3. Perfetto, questi invece li abbiamo trovati tutti. In teoria, infatti, qua sotto ci dovrebbero essere le pigne di proiettile. Curiosamente c'è un punto di ricarica qua. Ok, perché... ah, ma c'è una vecchia insegna sotto. Non era quello che volevo fare. Ho staccato l'insegna e ora dice Wild Willy Saloon. Ma no! C'era una ghianda nascosta. Ma porca la miseria. Come sono solito dire io, la mia vita è un complotto internazionale. Ma vabbè, dettagli. Anzi, in questo caso intergalattico. Vai, vai. Aspetta. Ok, molto molto bene. E... aspetta, mi sono dimenticato. Ah sì, dovevo... scusate, dicevo, dovevo ritornare sull'insegna. Aspetta. A posto. Ok, e siamo a 3. Mi domando dove potrebbe essere l'ultima ghianda. In effetti, perché non vedo molte altre zone dall'aspetto così tanto furbino. Ricordiamoci che possiamo salire sul palo di solito per avere una visione d'insieme della zona. E questo che cos'è? Vuole semplicemente 25 ghiande d'oro. Questo macchinario ti porterà al bunker segreto dove hai iniziato la partita. Forse ci sono oggetti extra lì. Ah, ok. No, 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 no. Va bene così, va bene così. Se devo tornare... wow, c'è un sacco di gente. Se devo tornare indietro lo faccio io direttamente. Ma c'è la partita. Pa, para, pa, pa, para, pa. Oh mio Dio, aspettano solo me. Vedete che c'è la palla lì. Allora, droppami per un attimo l'arma. E vediamo invece di salire qua sopra. Aspetta che era. Grazie, grazie, molto gentile. Recuperiamo un po' di ghiande perché sicuramente... piano, 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 piano. Mi serviranno per sbloccare nuove armi, potenziamenti, porchi. E chi più ne ha, più ne metta. Allora, deduco di dover fare un touchdown. Non so cosa sia il touchdown, non ci sono capiti. Insomma, credo di dover portare la palla a destino. Oh, merda! Ok, no, buoni, date buoni! Evviva lo sport, il fair play e tutte cose. Maronne, ce la faccio, ce la faccio. Inarrestabile piccolo scoiattolo, vai! No, vabbè, ragazzi... spostatevi un po' per una cifra. Ok, quindi una ghianda. Fanno? Oh, oh, perché sono arrivate delle armi? Perché sono arrivate delle armi? No, 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 no. Ok, lanciala in cosa, lanciala in cosa. Aspetta, vai. Posto? Ho fatto touchdown? Credo di no. Aspetta, sono tutti armati fino ai denti. Dammi una segrante, dammi una segrante. Di cui devo vedere ancora la fatality. Boni, 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 boni. Wow, una strage ho fatto. Aspetta, 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 mancano anche questi. Vai così, ottimo, mi piace quello che vedo. Oh, queste sono le belle partite, quelle americane. Hai rotto le palle te con quel cocchio di pistola. Però sì, devo vedere ancora la fatality. Devo fargli danno, ma non troppo vicino, in modo tale da stunnarlo, ma non ammazzarlo. Che è un po' difficile quando hai un lanciagranate in mano. Chiunque tocco con la mia arma, più o meno ci schiatta. Vai, vai, fatality con lanciagranate, scelgo te. Che fai? Oh, questa mi piace. No, no, tizio, va tutto bene, fidati. Wow, brutto modo di andartene. Ok, tutto questo per ottenere un altro vestito. Sarà probabilmente la divisa, se dovessi ipotizzare. Fatemi vedere perché sono un momento curioso. Ah no, il casco da football. Va bene lo stesso, tanto ormai ho abbandonato la mia carriera da cowboy. Quell'orologio mi suona troppo. Scusate ragazzi, qualcuno ha visto la palla? Ah, non è respawnata all'inizio del campo purtroppo. Dannazione, volevo fare... insomma qua... oh, ok, la ghianda è spawnata là sopra. Presumo che se lo lancio in mezzo alla cosa lì, non so come si chiami, mi darà un'altra ghianda. Aspetta, aspetta che devo evitare di farmi inchiate nei limiti del possibile. Beh, spawnata di qua. Profondità di campo di sto gioco e da denuncia suprema. E vai! Quanto stiamo, peraltro? A 25 mi sembra veramente un ottimo numero. Mancato clamorosamente, ma lasciamo stare che è meglio. Vabbè, poco male, mi basterà tornare qua in un secondo momento e aspettare che la palla respawni. Ok, è stata una partita divertente, ragazzi. Scusate, non lasciate i cadaveri in giro, che maleducazione. Inoltre, se notate bene, è comparsa una strana piscina. Buon salve. Ok, sono accadute cose, ma facciamo finta di nulla. Dicevo, non tanto la piscina aveva attirato la mia attenzione. Salve, agente Smith, come va? Tutto bene? Buon salvino. No, mi ero un pochino sminchiato. Da quest'altra parte, vicino alla zona del cowboy,
c'è una nuova abitazione che immagino sarà inaccessibile. Sì, dobbiamo trovare una strada alternativa. Io sono bravo a trovare le strade alternative, soprattutto dentro i cuori delle persone, anche dentro i culi, perché quando sono armato te li sfondo, ma vabbè, dettagli. C'è una palla da qualche parte? Non la vedo in giro. Oh, ma c'è un matrimonio! A me piacciono un sacco i matrimoni. Non sono mai andato a un matrimonio, ma vabbè, dettagli. No, ma come, lo sposo non si è presentato? Signora, signora, la sposo io, non ci sono problemi. Venga qua che le faccio un massaggino. Si sentirà come nuova, a posto? Ecco qua, matrimonio rovinato. Potete tornare tutti a casa? Cazzo vuoi tu? Ma fatti i cavolacci tuoi. Ok, dobbiamo probabilmente trovare lo sposo. Presumo che sia in casa. Gioco, mi mancano gli spawner delle armi? 50? Te le puoi cuccare tutte? Ho fatto stragi praticamente. E se no altrimenti sono un attimino fregato. Perfetto, ha solo 6 colpi, ma ci accontentiamo. Certo che senza il cappellino da cowboy non è la stessa cosa. Allora, ho passato dentro la siepe. Direi che possiamo entrare da una di quelle finestre. Perfetto, nessuno ha sentito nulla. Normale matrimonio americano con un po' di colpi d'arma da fuoco. Ok. Oh wow, sono tutti rincoglioniti dal sonno. Buon Salvino. Ma cos'è? Hanno fatto il festino di addio al celibato direttamente qua dentro. Perché ho la vaga impressione di dover salire sul palo da lap dance. Ok, questa non me l'aspettavo. Cosa devo fare? Devo fare la lap dance? Sono svegliati tutti però all'improvviso. Sì, sono tutti contenti. Vai. Devo fare su e giù. Volete che faccio così? Ok, e mi danno le ghiande. Yay. Ora devo girare su me stesso. E mi danno le ghiande. Sporchi pervertiti. Ma cosa poi vi eccita a voi? Ok, devo girare un altro po'. Ah, devo girare al centro. Se sono troppo basso non gli piace. Sono degli sporcaccioni esigenti. Ora devo andare su e giù. E mi danno le ghiande. Yay. Ho una carriera nello striptease e tutte cose. A posto? Avete anche una ghianda magari? Una ghianda d'oro intendo, tutte cose. Oh, era esattamente quello che volevo. Grazie, è stato un piacere. Ci vediamo la settimana prossima. Il palo da festa. Perfetto. Inoltre mi dice Sigma Delta... Cos'è? Upsilon? Non me lo ricordo tutti, no? È Psi, forse? Ragazzi, non faccio greco dai tempi del liceo, portate pazienza. E il mio cervello ha cercato di rimuovere la maggior parte dei traumi nel frattempo. Allora, riprendiamo l'arma da fuoco. Questa è la porta esterna? Ma io non posso tipo sparare al lucchetto e la porta ora si apre. Ma io non so neanche perché ci spero. Ah! Oh! Ma come ho fatto a non pensarci? Anzi, aspetta un secondo. Ricaricami l'arma. Io ci provo comunque perché posso usare il palo da lap dance per andare sopra. Sì, però stammi fermo. Vai, 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 vai. A porca. E purtroppo non mi butta su in maniera molto, ma molto precisa. No, non basta, non basta, non basta. Senti, lascia lì l'arma e utilizza il palo. Scusate, mi pare un po' grandino come palo, ma vabbè, dettagli. Allora, dobbiamo distruggere quelli. Oh, ci sono gli stessi simboli che ho visto di sotto. Dei pesi, deduco da mettere qua. Porca miseria, non ho guardato effettivamente. Cioè, non ho memorizzato. Era Sigma Delta Psi, una roba del genere. Questo lo lanci qua. Ok, vabbè, la lucina si è accesa. Deduco che sia l'indicatore più corretto. Però nessuno mi vieta di abbattere i codi sulle finestre. Te faccio passare io la voglia di sposarti, porca la miseria. Ora, santo parkour. E rimpiango di non avere un'arma da fuoco. Dobbiamo cercare di andare il più in alto possibile. È un marone che questi si staccano. Che si staccano, Romino. È tutto montato dagli americani. Strutture degli americani non sono rinomate per essere abbastanza resistenti. Ok, ho trovato un altro peso che è il Sigma. What the Sigma? Forza. Vabbè ragazzi, cioè ragazzi, lascia stare che è meglio. Allora, ho una mezza idea, non so se funziona. In teoria speriamo di poter lanciare il peso là sopra per... No vabbè, ogni tanto il telone, ragazzi, ma come fa a essere così sexy e intelligente? Non lo so, non se lo sta domandando nessuno. Ma vabbè, dettagli, a posto? Ma sei un pezzetto... Che ho fatto? Vabbè, le scale che si abbassano. Più una ghianda d'oro, ovviamente. Ottimo, 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 ottimo. Però sì, un'arma me la potevate anche dare. Allora, aspetta mezzo secondo che provo a fare giù anche il resto delle difese qua, delle barricate. Porca miseria, che buia di festino ho fatto per avere anche le barricate. Aspetta, guarda la ghianda. E vai, sacro what the sigma. Greco certificato. Guardi, non andavo così bene in greco, c'avevo la media del 7. Ma insomma ci siamo capiti. Ok, sfondami la finestra. Perfetto, c'è un altro tizio che... Ah, ho trovato lo sposo. Signora. Oh, porca la miseria. Oh, porco canaglia. Ho trovato lo sposo. Ok. Ditemi che abbiamo l'abito da sposa. Lo smoking. Ok, va benissimo. Ora sono pronto per il matrimonio. A parte per il cappello. Ok, ecco che arriva lo sposo.
Ma mi aspettate o lo fate subito il matrimonio? Lo hanno fatto subito, perfetto, grazie. Porca la miseria. Sti giovani che non riescono a pazientare 10 secondi. Ah, non c'era nulla da recuperare qua sopra? Mi sono anche perso il matrimonio per nulla. Aspetta un secondo. Questa è la palla. No, non questo. Ok, va bene lo stesso, va bene lo stesso. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ottimo, ottimo, ottimo. E c'erano ancora i tizi là sotto che mi stanno guardando. Dimmi che posso passare da qui. Che palle la mia esistenza. No, la palla non distrugge i vetri. Buono sapersi. Tranquillo che trovo valide soluzioni alternative io. Sono uno scoiattolo pieno zeppo di risorse. Allora, ritornando a noi, dobbiamo giocare a basket. Che con la mira del telone della serie Quando mani la vita. Ok, a parte che non riesco quasi a vedere quella stupida... Ah, quella stupida linetta. Oh, rimarrò bloccato a rifare sta parte un bel po' di volte. No, dai, ragazzi, non prendiamoci per il culo, non si vede la linea del tiro. O sono io che sono daltonico? Oh, che culo. Che fai? No, ogni volta diventa più difficile. Ragazzi, faccio il predictone. Il telone, questa challenge non la supera. Voglio essere onesto con voi. No, no, mi sto già triggerando male. Io queste cose le odio. Le odio proprio una cifra che lascia stare che è meglio. Oh, che culo. No, no, no. Aspetta, se si ferma, se si ferma e torna indietro. Aspetta. Che stracu... È più veloce. No, dove, dove andrà? Dove va? Ma porca miseria, devo passare dal tetto? Ah, odio la mia esistenza. E la porta è ancora chiusa. Buono, signori, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Sì, il resto della quest ve lo faccio vedere nella prossima puntata, perché siamo fuori minutaggio massimo. Temo che purtroppo le nostre disavventure giungeranno al termine col prossimo episodio, perché credo manchi solo l'ultima zona. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi invito al matrimonio. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.